Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buon lunedì a tutti, benvenuti a Vox Populi, settimana pasquale, e a tal proposito anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Si avvicina la Pasqua, come sempre qualcuno andrà al mare, altri opteranno per un weekend culturale, c'è chi addirittura ha organizzato viaggi all'estero mentre altri ancora rimarranno in città per risparmiare. Lei che progetti ha per la prossima domenica? Passerò al mare, non so cosa fare, sono in pensione, mi danno 287 euro al mese, non so come spenderli. E allora vado al mare tutti i weekend. Tutti i weekend addirittura, quindi non è solo per Pasqua? No, tutti i weekend. Con 287 euro al mese mi posso permettere qualsiasi roba. Sembra molto ironica. Sì, lo dica D'Alema. Come nella migliore tradizione meridionale, metteremo a repentaglio l'equilibrio florofaunistico, quindi in famiglia. Perché metteremo a repentaglio l'equilibrio florofaunistico? Ma perché al sud il pranzo e la cena, questo giorno e domenica, si uniscono e più che mai nei giorni di festa, che sono occasioni per celebrare i sani valori della famiglia. Quindi assolutamente esclusi gite, vacanze, weekend culturali, ma non per questioni economiche, ma semplicemente perché bisogna preservare il valore della famiglia e il valore del riunirsi durante la Pasqua. Certamente, proprio così, per le gite magari si approfitta di altre giornate. Prossima domenica io scendo giù, vado in Salento e quindi sto bene lì. Torna in famiglia? Sì, le origini sono di là e quindi rimango nel Salento, insomma. Quindi lei pensa che sia giusto preservare la tradizione e quindi festeggiare in famiglia piuttosto che prendere e andare all'estero, andare al mare? Sì, sicuramente Natale e Pasqua preferisco in famiglia. Credi che ci sia una grande differenza tra il modo in cui si festeggia la Pasqua nel sud Italia e quello del nord Italia? Ma questa è la prima volta che assaporo l'aria della vigilia nel nord Italia per quel che riguarda la Pasqua, e tutto sommato credo di sì, proprio perché magari qui si dà molta meno importanza al pranzo e credo anche ora al di là dello scherzo alle funzioni religiose, quindi sostanzialmente sì, c'è una grossa differenza. Non saprei dirti sta cosa, però da noi è sentitissima, quindi penso anche qui, insomma, non credo che ci siano tante differenze. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.